Il morning volume. Un video solo per lei, perché mi hanno fatto venire in mente, stavo a fare un discorso lì sotto al mio ultimo video, quello sulla Dea, con l'utente Alef Alef e con un salto irreversibile, che è il nome di un utente, non è? Anyway, allora gli stavo a dire che, è uscito un discorso, e manca a farlo apposta nel mio libro, L'intelligence degli dèi, gli dedico 3 pagine a questa cosa. Siccome è interessante, visto che non lo sapevano, allora ora ve lo leggo a volo. Parte del mio libro, però non è solo per l'informazione, ok? Aspetta che mi devo mettere il cappuccio. Ok, allora, le idee di Schwaller de Lubitz. Non si dovrebbe dimenticare che potrebbe... Aspetta, mi taglia la testa. Ok. Non si dovrebbe dimenticare che potrebbe esserci stato uno scambio segreto di informazioni tra il grande egittologo ed esoterista alchemista René Schwaller de Lubitz, 1887-1961, e il Dipartimento di Ricerche Nordafricane dell'Anenerbe. Chi non lo sa, se andasse a informare cos'è l'Anenerbe. Guarda caso, Schwaller de Lubitz, le cui concezioni tradizionali e politiche tendenti al fascismo, nazismo diciamo, erano note. Pare che fu lui, antisemita, a creare la divisa delle SS con la camicia bruna e i pantaloni da cavallerizzo. Sì, ma poi questo gliele fece, l'ha ideata, ma questo gliele fece Hugo Boss, tutte le divise delle SS, specie gli ufficiali. Hugo Boss il capostipite, sai la firma Hugo Boss, proprio quello... Anyway, a partire dal 39 si stabilì in Egitto fino al 1952. René Guénon lo aveva definito un pericoloso esponente della controiniziazione. Non dimenticate che Guénon si convertì all'islamismo, questo pure viveva dal 52 lì, anzi, vabbè. A Schwaller non erano certo sfuggiti tutti i problemi e la fatalità accadute dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon. Vedi, queste cose non ce le dicono, non le trovi. Porca miseria. Quello che ho accennato nel post che stavo dicendo prima. In particolare, lo scopritore Howard Carter negli anni 20 aveva minacciato il governo inglese di rivelare il contenuto di particolari papiri trovati nella tomba, papiri che pare mettessero in cattivissima luce l'esodo dall'Egitto degli ebrei guidati da Mosè e di conseguenza le pretese del movimento sionista sulla volontà di ricostruire uno stato ebraico in Palestina. Cazzo. In Palestina. Il governo britannico che invece favoriva all'epoca, perché poi c'è un periodo che non lo favoriva comunque, queste pretese ebraiche dai tempi della dichiarazione di Balfour nel novembre del 1917, mise a tacere tutta la faccenda, diede a Carter altre concessioni di scavo in Egitto e... puntini, ho scritto io qua nel mio libro, dei presunti papiri non se ne seppe più nulla. Al di fuori di questa ipotesi è certo che Schwaller ripudiasse l'ebraismo e il cristianesimo, ecco, all'andar del tempo si dedicò sempre più all'ermetismo egizio, vedeva quindi certamente con favore un ritorno sulla terra del culto dell'antico dio originario Amun-Ra. Amun. E potrebbe essersi dato senz'altro da fare perché nella pratica ciò si verificasse a mezzo di determinate conoscenze. I suoi importantissimi studi di egittologia alternativa, tra le righe lo fanno trapelare, spesso De Lubitz rammentava l'incredibile e perfetta corrispondenza tra lo stato dei faraoni egiziani e la religione stessa. Era un tutt'uno e nulla poteva esistere senza questo perfetto connubio. Pertanto, qualche contatto con alcuni dipartimenti chiave dell'Anenerbe, essenziali per il nuovo corso religioso del nazismo, simile in tali concezioni ad una teocrazia faraonica, ci sarebbe stato. A partire dal novembre 42, tuttavia, tutto cambia, le forze dell'asse cominciano ad essere coinvolte sempre di più in enormi scontri bellici, dagli esiti a dir poco catastrofici.
a partire dal Nord Africa, in Russia, nell'Atlantico e nel Pacifico. Se vogliamo vedere l'usuale interpretazione militare comunemente accettata, è necessario confermare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'enorme peso che il complesso militare industriale degli Stati Uniti stava allora raggiungendo, ad un anno circa dalla sua entrata nel conflitto. Ma dal punto di vista esoterico, occulto, nascosto, fu come se determinate imponderabili forze con la F grande fossero state scatenate dopo un tragico letargo durato migliaia di anni. Che cosa era veramente successo? Poiché questo mutamento improvviso in questa titanica lotta tra dei, perché questo è interessante da dei, che chi incarnava il bene e chi il male in questa titanica lotta bellica? Ci si chiede quindi come fu possibile che iniziati di grandi capacità e cultura come la stessa Savitri Devi o l'ex ambasciatore del Cile Miguel Serrano si siano sempre dichiarati fino all'ultimo nazionalsocialisti senza alcun pentimento. Per esempio, dopo il 1945 la Devi compì un vero e proprio pellegrinaggio nell'Europa e nella Germania distrutta, professando la sua fede in ogni villaggio tedesco, e per questo motivo fu anche arrestata per 6 mesi dagli inglesi, arrivando fino al luogo più sacro della Germania, Echterstein. Informatevi, chi non lo sa, le pietre dell'esterno oppure le rocce del. E là pronunciò la preghiera più importante al sole primigenio, il sole nero. A lui, lei, esso, scritto in grande, che non ha nome, a quello che è e permane, al di là delle forme, dei colori e dei suoni, è colui il cui pensiero dà all'anima la serenità senza cui non può essere azione distaccata. Incredibilmente, vabbè, insomma, questo scritto solamente. Volevo dire, già che sono uscito il discorso, see you later.